L'applauso naturalmente è tutto per De André, chiaramente in questo concerto lì non era per noi, non era un applauso registrato, ma io farei tanti applausi a una prostituta del film, che non scherzavo, era una battuta naturalmente, abbiamo qui al mio fianco in questo momento, che è arrivata un po' in ritardo, per questo era un ciochetto insomma, però veramente nel film interpreta una prostituta comunque. Sì, sono un'amica di Martina Stella, precisiamo. Un'amica di Martina Stella, nella vita è una collega, insomma, una collega in tutti i sensi, sia come attrice come prostituta nel film. Bene, comunque non, è anche una collaboratrice, diciamo, saltuaria direi, di Radio Roma. Che tra l'altro adesso mi diceva ci segui da tempo, anche un'ascoltatrice tra l'altro, esatto. È tutto con Radio Roma, lei fa parte di Radio Roma, fa parte. Vi amo! E questo era rivolto naturalmente a Giuseppe, che vedevo subito che l'ha detto guardando Giuseppe. Ma abbiamo augurato buon 2 giugno a tutti i nostri ascoltatori. Questo l'ho già detto prima. Tu, Antonella, sei arrivata alla fine della trasmissione e mi dici pure quello che devo augurare. Ma perché, vi devo dire la verità, questa sera abbiamo un altro film, adesso solo per fare una piccola digressione, che uscirà nelle sale. E lo so, non si può dire perché Rosario dice poi concorrenza quella. Comunque il film è Punto Rosso. Siamo qui per Ballerina, però. Punto Rosso che sverà, dov'è, nella sala sulla Cassia viene presentato, vicino al Picchio Rosso. Cassia. Punto Rosso, Picchio Rosso, no? Sì, okay. Sì, tutto un'analogia. Tutto rosso sulla cassa, tutto quello che è rosso si va sulla cassa. Che poi. No. Senti, ritorniamo ancora adesso scherzando, perché con la Salvucci siamo amici da tanto tempo, con Antonella Salvucci, tra l'altro non l'avevamo neanche presentata ancora, Antonella Salvucci, che ricordiamo l'ultima volta l'avete ascoltata appunto su queste frequenze, 103.9, è stato perché è stata la nostra inviata fuori dal Teatro Ariston nella grande puntatona su Sanremo di 6 ore appunto qui in diretta su Radio Roma, in occasione appunto del Festival di Sanremo. E Antonella ha realizzato le interviste fuori dal festival, fuori dal teatro Ariston. E adesso si trova invece qui, nel teatrino Ariston, qui a Radio Roma. Sì. E naturalmente ha partecipato a questo film come una collega di Martina Stella. Parlavo proprio nel film. Antonella, tu come ti poni nei confronti di questo fenomeno? Questo è un fenomeno davvero, insomma, increscioso, che sta crescendo poi, perché devo dire che ormai non si parla d'altro. Quasi crescioso, allora, visto che sta crescendo. Esatto. E poi questo, diciamo, cortometraggio serve proprio a questo, a sensibilizzare il grande pubblico, portarlo al cinema. Guarda che Rosario Enrico, la prossima volta non ti fa più lavorare con lui. Sai perché? Perché l'ha chiamato cortometraggio. Questo non è un cortometraggio, ma è un film breve. Lo stiamo dicendo, certo. Mi ha corretto già 10 volte dall'inizio della puntata. Adesso tu lo chiami cortometraggio. Rosario Enrico già ti ha guardato male. Bene, allora parliamo. Ecco, un film breve, ma si può anche dire cortometraggio. Vabbè, poi questo discorso lo prenderemo. Lo fate voi in privato. Basta, se fai cambiare idea a lui, va bene. No, ma perché, qui lo chiamano film, esatto, breve. Lui già mi ha guardato male, si è arrabbiato. Ha qualcosa di diverso rispetto ai cortometraggi che di solito vengono presentati. Qui c'è una grande qualità. È un film a tutti gli effetti, anche se dura 16 minuti. Quindi dobbiamo farla questa precisazione. È una sceneggiatura che mi ha colpito da subito, quindi colpisce sia il pubblico ma anche noi attori che ne abbiamo partecipato. Ti rimane qualcosa addosso, effettivamente. Attenzione, se lo chiami il cortometraggio un'altra volta ti colpisce davvero la sceneggiatura, cartacea. Non riescono ad essere seri questi ragazzi. Volevo parlando di sceneggiatura, volevo salutare anche l'autore del soggetto, che sì, è Stefano Pomiglia. Ciao Stefano. E ringraziato di aver collaborato con maestria a questa storia, tra cui è un autore che lavora spesso nel sociale, tra i vari film che ha scritto, oltre Ballerina, anche Ti voglio bene, un genio che affrontava i problemi, sì, di un down, ecco, di un giovane disabile. Bene, noi... Sì. No, perché dicevo che siamo normalmente in ritardo con la pubblicità e ci sta incombendo, dobbiamo passare la linea alla regia immediatamente per la pubblicità, che poi ritorniamo subito in studio. Linea Giuseppe. Radio Roma. Io penso che la maggior parte addirittura neanche guardano oltre la ragazza, quello che c'è alle spalle. In quel momento il loro intento è ben altro. Questo, Forse sono anche poco informati a questo punto di vista, probabilmente.
Infatti io tra l'altro vorrei far parlare Antonella, sono 9 milioni i clienti dei transessuali in Italia. Tu pensavi 9 milioni sono, tu sapevi che erano spasimanti. È una cifra imbarazzante. 9 milioni sono spasimanti, ma sono 9 milioni addirittura anche i clienti transessuali, non solo i spasimanti. Ma quello che fa paura poi in questo film emerge benissimo è che vengono uccisi i sogni delle ragazze. In questo caso una ragazza piena di belle speranze, giovane, carina, che aveva il sogno di fare la ballerina, invece viene dirottata su totalmente un'altra strada. Poi alla fine, vabbè, in questo caso vediamo l'uccisione della ragazza, ma quando vediamo l'uccisione di un sogno, quello è molto grave, perché una persona non si riprende più, se non ci sono sogni non c'è vita e ti rimane un grande vuoto dentro. E questo infatti secondo me poi il tema che emerge da questo film. E io devo dire, alla prima, quando eravamo l'8 marzo, quindi in occasione della festa della donna, ha colpito tutti, ma non solo le donne quanto più gli uomini, perché si sentivano vicini a questo problema e non sapevano come arginarlo naturalmente. Senti, un'altra cosa ti volevo dire. E invece il discorso dei rapporti non protetti che ho ascoltato prima, spesso c'è questa richiesta che sembra quasi partorita da una mente malata, una mente insensibile ma anche soprattutto incosciente. Soprattutto si parla di persone sposate che hanno una famiglia, hanno dei figli, una moglie che le aspetta a casa. Forse proprio perché non si sa più come provare emozioni sempre più grandi, anche trasgressive, anche che ti portano poi verso la morte, perché poi è quello, no? Il finale, come abbiamo visto questo caso emblematico di quest'uomo con la tubercolosi, una forma gravissima che ha voluto girare il mondo facendolo apposta, quindi non solo facendo del male a se stesso ma soprattutto agli altri. Quindi è quello che poi dai anche agli altri un tuo problema e non va bene. Cioè, tra l'altro si parla molto di HIV, di AIDS, ma ci sono anche l'epatite C, per esempio, che è molto più diffusa. Sono tantissime molto le più, malattie sessualmente trasmettibili, però. Questa è trasmettibile, tra l'altro, molto più facilmente l'epatite C, senza calcolare poi le varie malattie venere, che sono sicuramente più lievi, ecco, più facili da debellare, non portano magari alla morte, però sicuramente sono anche malattie un po' più gravi, anche a livello venereo. Tu non pensi che sia anche una scarsa informazione, perché si parla molto di HIV, però per il resto non si parla. E sono tante veramente le persone che noi vediamo morire spesso non si pensa che magari siano state quelle malattie siano state trasmesse sessualmente. Noi vediamo soltanto l'HIV, però effettivamente quanti tumori al carcinoma al fegato, magari che derivano da un'epatite C, che magari è stata trasmessa sessualmente, che magari vediamo morire, quasi nessuno pensa è morto di tumore. No, è morto perché aveva contratto l'epatite C, magari con una probabilmente con una ragazza magari di 17 anni, di 16 anni, che magari dice ne venne 18, e magari a cui è chiesto un rapporto non protetto, e magari la propria moglie ha anche un'epatite C, perché aveva avuto un rapporto non protetto con quella ragazza, magari a quella ragazza stessa le era stato attaccato in qualche modo, trasmesso il virus da un altro incosciente che aveva chiesto rapporti non protetti, e magari è una catena, un circolo vizioso. Perciò non è morto di tumore al fegato, ma è morto da un'epatite C che aveva contratto appunto sulla strada. Sì. Questo no, ho fatto un esempio un po' classico, però insomma sicuramente ci sono tante di queste situazioni. La scarsa informazione gioca un ruolo predominante ed è per questo che, come ci diceva l'assessore, magari questo film andrà direttamente nelle scuole superiori, proprio per divulgare la notizia, proprio per aiutare a capire meglio e giustamente sensibilizzare su questo argomento, che non è mai troppo farlo, più volte, devo dire. Bene, a questo punto io mi fermerei un attimo, perché dato che andiamo un po' oltre quel qualche minuto oggi, c'è il GR che incombe, proprio perché tu hai parlato di informazione, io non posso assolutamente esimermi dal far ascoltare appunto in maniera molto molto puntuale appunto il GR delle ore 18, che certamente scatta fra 4 secondi. La linea passa alla regia per ascoltarci il GR e poi per le conclusioni torniamo in studio. Radio Roma. Radio Roma. Siete su Radio Roma.